Ok, ragazzi, siete Kadyrov, lo spietato dittatore della Cecenia, responsabile di esecuzioni sommarie e di aver fatto seppellire vivo il proprio medico di fiducia, nonché ministro per la sanità, per via di un'iniezione andata non propriamente benissimo. Iniziate ad avere qualche problemuccio al fegato e ai reni e non riuscite più a pubblicare TikTok come un tempo. Preparate quindi uno dei vostri figli a prendere il vostro posto, insegnandogli come si menano dei prigionieri indifesi, fatti arrivare direttamente dalla Russia alla Cecenia per rendere ancora più facili le cose. Ma nonostante tutti i vostri sforzi, sembra che vostro figlio, non intenda seguire esattamente le vostre orme. Egli infatti sembra palesemente preferire Instagram a TikTok. E a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? La storia la conosciamo tutti. Qualche tempo fa, un manifestante per protestare contro il governo di sua putinità e soprattutto per sostenere che lo Stato russo dovrebbe essere laico e non filo-musulmano, decide di bruciare un Corano nella pubblica piazza. Entrando così di prepotenza fra i candidati del Darwin Awards da una parte e del Guinness dei primati per il tizio che riesce a consumare più reati contemporaneamente. Già, perché come vi ricordo, manifestare un'opinione in pubblica piazza senza autorizzazione in Russia è un reato. Manifestare contro Putin è un altro reato decisamente grave. Non puoi criticare chi sta al governo, ma stai scherzando. Oltre a questo, poi, ledi anche l'integrità di un simbolo religioso. No, non si fa assolutamente. E infine sei pure un traditore della patria che si è fatto corrompere dagli ucraini. Lo so, non risulta da nessuna parte, ma se fai una cosa del genere, compi un atto vile e turpe, sicuramente sei stato pagato dai poteri forti e quindi dagli ucraini. E come sempre avviene in questi casi, vieni arrestato, processato e condannato a mille anni di carcere. Fin qui tutto regolare, il solito copione russo, se non che a un certo punto interviene Kadyrov che dice: «Ehi, quest'uomo ha bruciato un Corano in Cecenia, noi al Corano ci teniamo, consegnatelo a noi!» Normalmente uno stato sovrano risponderebbe: «No, non se ne parla, il reato l'ha consumato in Russia, resta in Russia». Poi non è che voi ceceni ci avete l'esclusiva sulla tutela del Corano. E se tanto mi dà tanto, voi non rispettate neanche i diritti umani delle persone che sono libere fuori dal carcere, figurati cosa fai a questo tizio dentro un carcere. Insomma, questo tizio è un sacco di melma, ma è il mio sacco di melma e me lo tengo. E invece i russi che cosa fanno? Ma come? Lo volete davvero? Ma allora prendetevelo, così ve lo mantenete voi. Ma certo che gliel'ho consegnato, tanto questo a combattere contro gli ucraini non ci andava lo stesso. E così, appena arrivato in Cecenia, prima ancora di essere incarcerato, questo poveraccio ha incrociato il figlio di Kadyrov che l'ha aggredito brutalmente. Ed ha potuto fare ampio sfoggio della sua scarsa e penosa tecnica di combattimento. Sì, insomma, diciamo che se un giorno Kadyrov Junior volesse una vera sfida, potremmo organizzargli uno sparring partner con Don Ali. In ogni caso, dopo quanto è accaduto, in un paese normale sarebbe stata aperta ben più di un'inchiesta e un congruo numero di teste sarebbero rotolate. Insomma, com'è possibile che un prigioniero venga maltrattato dal figlio 14enne, 15enne, ma mettiamo anche 18enne del capo di Stato che ha libero accesso alle carceri nazionali?
Com'è che questo ragazzetto riprende dei veri e propri pestaggi contro gente inerme ed è libero di entrare e uscire? Ma dato che siamo in Cecenia, la stessa nazione dove il medico di fiducia di Kadyrov, nonché ministro della salute, è stato seppellito vivo semplicemente perché un'iniezione fatta al Caddi ha causato una reazione allergica, tutti i funzionari ceceni hanno applaudito a questa azione di indomito coraggio del figlio di Kadyrov. Ma non l'hanno fatto solo loro. Vediamo infatti che cosa racconta il Solovione nazionale. Для чего вообще вся эта истерика вокруг того, что сын Кадырова взял и надавал оплеух подонку, осквернившему Коран? Вы что думаете, она... Perché c'è tutta questa isteria sul figlio di Kadyrov che ha picchiato quel rifiuto umano che ha dissacrato un Corano? И реально озаботилась судьбой этого несчастного мальчика? Pensate che lei, Shobak, sia davvero preoccupata per la sorte di questo ragazzo? Который сжег Коран, и которому не башку отсекли на площади. Questo ha bruciato un Corano e non è stato neanche decapitato in pubblica piazza. Нет, ужасное преступление, которое совершил 15-летний сын Рамзан Ахматовича, тем, что, оставшись с ним один на один, надавал ему оплюх. No, l'orribile crimine è stato perpetrato dal figlio di Ramza Kadyrov, che ha picchiato quel ragazzo. А тот, испугавшись, не стал вовсю там биться в ответ, нет, а закрыв... E non ha neanche reagito, si è solo coperto la faccia con le mani. Лицо руками, но дальше увидели, Рамзан Ахматович выложил. И говорит, что, пожалуйста. Avete visto il resto del video che ha postato Kadyrov? Если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона. Адаму 15 лет, поэтому очевидно, что... Dice che se suo figlio dovesse essere trovato colpevole, allora sarà punito a norma di legge. Суд должен быть соответственно. И в это влезает Собчак. Для чего она делает? Il figlio di Kadyrov, del resto, ha 15 anni, quindi il giudizio dovrà essere appropriato. Для чего эта тема она раздувает как главную тему в стране? Che cosa si aspetta di ottenere questa tizia e perché ritiene che questo sia un argomento importante per la nazione? Ora, intendiamoci, da un certo punto di vista, Solovyov non ha tutti i torti. Il figlio di Kadyrov effettivamente ha 15 anni, è minorenne, e quindi non è da escludere che non sia considerato capace di intendere di volere a tutti gli effetti. Ma per arrivare a fare una cosa simile, deve aver avuto la collaborazione di un congruo numero di adulti. Insomma, se un quindicenne qualsiasi si reca in una prigione e dice voglio pestare a sangue quel detenuto là, non lo fanno entrare. Normalmente nelle carceri non fanno entrare neanche gli avvocati, a meno che non risulti che abbiano un mandato. Figurarsi un estraneo che vuole fare del male a un detenuto. Qui ci sono tantissime responsabilità. C'è quella del figlio di Kadyrov, certamente, ma qualcuno quel detenuto l'ha fatto trasferire da Mosca in Cecenia. Qualcun altro, un direttore del carcere, ha fatto entrare il figlio di Kadyrov. E oltre al figlio di Kadyrov, diciamoci la verità, c'era un'intera squadra di picchiatori dietro al telefonino pronta a intervenire nel caso in cui la povera vittima si sarebbe difesa davvero. E detto fra parentesi, il figlio di Kadyrov non è così bravo a combattere. Colpisce in maniera assolutamente scomposta e non ha neanche una guardia. A parte questo, dietro al figlio di Kadyrov ci sono tante persone che hanno delle responsabilità anche di tipo penale da perseguire, perché in uno stato di diritto certe cose non dovrebbero capitare. È triste che ci sia soltanto un deputato della Duma a ricordarlo fra. Il figlio di Kadyrov comunque ha dato un grandissimo dolore al Caddi. Quando invece di sfruttare TikTok per sponsorizzare e rendere pubblico l'evento, si è limitato a rilasciare un singolo stitico post su Instagram. Il messaggio recita: puoi spettegolare su di me, odiarmi, invidiarmi e criticarmi. Ma entrambi sappiamo che quando ci incontreremo faccia a faccia,
tu mi sorriderai gentilmente. E questo, ragazzi, è abbastanza inquietante perché dimostra che il ragazzino non ha ancora compreso una regola base. Il rispetto non si guadagna con la paura e un sorriso gentile, se ipocrita, non conta assolutamente nulla. E caro ragazzino, quando non ci sarà più tuo padre a coprirti le spalle, non reggeresti neanche 30 secondi. Quindi diciamoci le cose come stanno, alla Russia serve una nuova classe dirigente. Qualcuno che raccolga il testimone dei grandi politici attuali e porti avanti i progetti dell'impero. E il grande Vladimir Putin, nella sua sconfinata saggezza, ha già un piano per forgiare queste nuove generazioni. Vediamo insieme questa clip. Если позволите одно короткое предложение, мы обсуждаем. Se posso permettermi una proposta veloce. Возможность возрождения традиции Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Stiamo discutendo circa la possibilità di riportare in vita la tradizione del liceo imperiale di San Pietroburgo. Про уникальность этого лицея, про его историю, и нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить. Conoscete le caratteristiche uniche di questo liceo e сарebbe bello riportare in vita la tradizione. Riportarlo in vita come istituto educativo? Esattamente, come istituzione educativa per preparare i giovani fin dalla più tenera età a prestare servizio nella cosa pubblica. A educarli nello spirito del patriottismo e a permettere loro di avere l'educazione migliore possibile. E volete proprio farlo all'interno delle stesse mura? C'è un museo ora. Там есть площади, которые можно использовать частично исторические, частично новые. Stiamo considerando varie opzioni. Ci sono alcune parti che possono tranquillamente essere usate, alcune sono storiche, altre nuove. Не просим сейчас никакого финансирования, будем искать сами средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом. Но, конечно, нужна ваша. Noi non stiamo chiedendo finanziamenti, provvederemo a ottenerli quando avremo un progetto operativo. Поддержка, потому что если такое лицей делать, то это должен быть лицей. Ma naturalmente abbiamo bisogno del vostro supporto. Президент Российской Федерации. Perché se questo liceo deve essere costruito, deve essere il liceo del presidente della Federazione Russa. E Putin a questo punto risponde ok. Risponde ok senza porsi il minimo problema. Ma se un tizio, un ministro qualsiasi, il presidente di un museo, fosse venuto da me proponendomi lo stesso progetto, l'avrei preso per la collottola e l'avrei sbattuto fuori. Ma come ti viene in mente di voler creare un liceo d'élite? La cultura deve essere per tutti, non solo per pochi eletti. Il liceo imperiale aveva la responsabilità di formare la classe dirigente. A quell'epoca c'era una profonda differenza fra chi andava a quel liceo e arrivava nei posti di comando e chi invece andava forse alle scuole elementari e restava a fare parte del volgo. Durante l'impero russo c'erano una marea di discriminazioni fra i nobili da una parte, un sottilissimo strato di mercanti nel mezzo e una marea di contadini e poveracci senza diritti. Ora, la scuola è quello che ti permette di emergere, ma è chiaro che tutte le persone devono avere la stessa possibilità di andare alle stesse scuole, con la stessa istruzione di base. Non puoi fare una scuola di serie A
e una di serie B. Nel momento in cui tu come Stato avalli la creazione di una scuola di serie A, volta peraltro a far forgiare la tua classe dirigente, significa che stai escludendo tutti gli altri da questo contesto e che quindi i figli dei tuoi leali impiegati e combattenti non arriveranno mai da nessuna parte o saranno comunque infinitamente più penalizzati rispetto ai ricconi che potranno permettersi questa strana scuola imperiale. Mi stupisce che Putin non ci trovi nulla di strano, in realtà no, vista la sua visione del mondo degli ultimi anni, lo trovo perfettamente logico, trovo semmai strano il fatto che non ce ne siamo accorti noi 15 anni prima. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere i video con gli amici che possono essere interessati alla materia e soprattutto lasciare un grande mi piace. Per voi si tratta di pochi piccoli click, ma per il canale significa davvero. E se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente eventuale, beh, potreste ritrovarvi con la famiglia Kadyrov come vicini di casa. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.